Sono entrati, hanno ordinato un kebab e prima ancora di consumare hanno tirato fuori un coltello e si sono portati via la cassa. È accaduto in via Petrarca ad Arezzo, in pieno centro, al New Kebab. I rapinatori, due italiani, hanno poi guadagnato la fuga e l'addetto al locale gli è corso dietro con un coltello. I due sono riusciti a nascondersi per qualche secondo dentro la tabaccheria che si trova poco più avanti in direzione del centro città. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza dell'esercizio pubblico si vedono bene quando entrano, controllano che la volante della polizia passi e poi scappano. Eccolo, guarda, vedi questi due? Guarda, vedi come sono? Guarda, e guardano, continuano a guardare fuori. Guarda, continuano a guardare fuori. Lì preciso è passata la macchina dei carabinieri fuori, guarda. Guarda, ora lo vedi anche quando riescono, guarda, lo vedi? Lo vedi come controllano? Lo vedi, sono scappati. Vedi, ormai siamo in una tabaccheria, non una semplice tabaccheria, ma siamo diventati come una banca, ossia abbiamo otto telecamere qui dentro. L'unica maniera che abbiamo per tutelarsi noi è questa, fare una buona assicurazione, la prima cosa, per dormire tranquilli, diciamo. E ti garantisco che non vorrei, ma almeno una volta al mese vengono a vedere o carabinieri o polizia, vengono a vedere, a controllare, sì. Perché succede sempre qualcosa. Io spero che si fermi questa cosa qui, ma è una cosa, ormai è diventata allucinante questa cosa. Quindi non siamo più sicuri da nessuna parte. Sul posto lasciano una Uno bianca con cui erano arrivati e dal suo interno il coltello usato per la rapina e la cassa. Carabinieri, Polizia Municipale, Squadra Mobile, che poi firmerà l'arresto, si mettono subito sulle loro tracce. La fuga dura poco, sono stati infatti rintracciati alla stazione di Arezzo. Il colpo è praticamente fallito, nella cassa non c'era il denaro che l'esercente tiene in un altro luogo del suo locale.